Già nel 2015, a poche settimane dalla chiusura dell'ufficio Serit in Viale Principe Amedeo, sollecitata da numerosi cittadini, ho rivolto in quest'Aula un'interrogazione in merito alla volontà dell'amministrazione comunale di adoperarsi al fine di creare le condizioni organizzative affinché il medesimo ufficio potesse rimanere a servizio della comunità. Ciò perché storicamente la nostra città ha sempre avuto una grande centralità, anche strategica, per tutto il territorio circostante nell'assunzione dei servizi finanziari e giurisdizionali che si rendono essenziali per la tutela e la garanzia dei diritti dei cittadini. Sia la presenza dell'INPS che del Centro per l'Impiego che del Giudice di Pace, nonché dell'Agenzia delle Entrate e della Serit hanno consentito per molti anni di garantire alti livelli di tutela. A proposito della Serit, consapevole della circostanza che tanti cittadini sono costretti oggi a doversi rivolgere a professionisti o a dover attingere agli uffici di Catania per trovare soddisfacimento delle richieste e del termine fissato al 31/10/2017 per l'adesione alla cosiddetta rottamazione delle cartelle, ho inoltrato un'istanza all'ufficio patrimonio del Comune, il quale in maniera solerte ha preso in carico la richiesta al fine di ricercare la idoneità di appositi locali comunali. Il tutto è stato affrontato anche dalla quinta commissione consiliare che ha analizzato il problema dell'allocazione della Serit unitamente all'allocazione degli uffici dell'INPS. Tra le soluzioni ipotizzate, la più consistente riguarda la razionalizzazione delle unità organizzative dei tributi in via Lazzaretto per lasciare spazio sia all'INPS che alla Serit, che così potrebbero essere presenti in via degli Ulivi, offrendo nuovamente i propri servizi alla comunità. Va da sé considerato però che l'amministrazione ha la più ampia discrezionalità per allocare gli uffici Serit in altri beni idonei a disposizione dell'ente. A tal proposito e per questi motivi chiedo quale sia la volontà politica dell'amministrazione sulla possibilità di individuare dei locali per l'ufficio Serit e quali sono i tempi previsti per lo stesso. Io mi sembra corretto fare proprio rispondere anche a questa interrogazione, anche se penso che il sindaco potrà dire sicuramente di più. Mi rifaccio comunque al ragionamento che lei ha portato in aula, ossia al fatto che determinati uffici sono basilari per la nostra città, anche se tutti gli uffici pubblici stanno attraversando un periodo di grande crisi economica e finanziaria, di conseguenza hanno grosse difficoltà nel mantenere questi uffici periferici anche purtroppo nella nostra città. Noi abbiamo fatto tanto da questo punto di vista, mi ricordo che per quanto riguarda il giudice di pace abbiamo fatto una scelta anche coraggiosa e per questo comunque l'abbiamo mantenuto. So per certo che c'è un confronto e un dialogo aperto per quanto riguarda la Serit, questo glielo posso assicurare io, però logicamente il sindaco darà più contezza a quella che è la sua di riflessione e la sua richiesta. Io posso dirle che già qualche mese fa, molti mesi fa si aprì un ragionamento con la Serit, ci sono state delle incomprensioni, però queste incomprensioni penso che siano state superate ultimamente dall'intervento del sindaco, proprio per una collocazione e trovare perciò una collocazione nel nostro edificio dove ci sono tutti i nostri uffici, ufficio urbanistico, ufficio il settore tecnico, in quell'ambito, e facendo ritornare qualche ufficio da quel posto, via degli Ulivi, al centro, si libererà qualche stanza, qualche locale e sarà offerto proprio alla Serit. Però sarà molto più preciso il sindaco. A me sembrava corretto comunque farle sapere questa parte di notizia,
che poi comunque le darà o per iscritto oppure anche in aula completerà il sindaco. Io comunque la ringrazio perché l'argomento è importante, perché tocca degli uffici che, come lei ha evidenziato e ben evidenziato, che i nostri concittadini hanno bisogno di avere non sulla città metropolitana, su Catania, ma su Acireale stesso.